dai. Io non c'è ci caggia vice, vengo dopo, però non c'è ci caggia caggia. Però parlo tu. Cioè io non dico nemmeno una parola, quello che dici tu, ma io non capisco come è mai possibile di avvenire a casa per casa a Gesù Cristo come se fosse un'enciclopedia. Non lo so. E mettiamo che ce ne caccino, che qualche volta pure succede. È perciò! Non ti preoccupare, questi sono amici, io sono già stato qui. È un piacere la nostra visita, dai, andiamo. Robertino, guarda chi c'è. Vieni avanti, prendi. Salve Robertino, questo è Gaetano. Sei contento che c'è Franky? E questo Gaetano non è americano? No, è di Napoli. Ah, è emigrante? No, io non lavoro a Napoli, ce l'avevo. Ci lavoravo normalmente, solo che sono partito per viaggiare, per conoscere. Poi ho incontrato Franky e sto qua. Adesso vado a prendervi una bella tazza di tè caldo. Ah, Franky, ti dispiacerebbe aiutarmi? No, andiamo. No, Robertino, tu resta qui. Stai con Gaetano. Franky? Come? Non tu, sembra che stai con Franky. No, scusa, Roberto, non ho capito che... È molto tempo che sei con Franky. Ha detto, è molto che stai con Franky. Ah, no, io capivo, è morto quello che stavo con Franky. Parlava un po' che... Ecco qua il vostro tè. Guardi, Franky, tutto negativo. Ah, brava signora Ida, sono proprio contento. Mi avevano trovato un po' di zucchero nel sangue. E cosa vuoi, quando sei vecchierello? Vabbè, vecchierello. Mica sono giovane, sai. Ma sono contenta, perché i giovani oggi non sono mai contenti. Vogliono tutto e lo vogliono in fretta. Ma chi è il padre della fretta? Chi genera la fretta? Il demonio. Sì, il demonio. La rovina dei giovani è cominciata con... Con i cappelloni. I cappelloni. La minigonna. Il grammofono. No, il grammofono no. C'è un poco pure il grammofono. Sì, ma con tutte queste cose. E si è arrivati che si fa l'amore in mezzo alla strada. Ma fai l'amore non è una cosa brutta. Il problema è che non si fa con una giusta moderazione. Anch'io, anche Gaetano, facciamo l'amore. Solo con misura. Sappiamo, cioè che c'è un limite. Sì, ma dandosi un limite, sì. Ma questi giovani sono in grado di darsi questo limite? Beh, io penso di sì. Io non ci credo. Ma io ho fiducia nei giovani, signora Ida. Senti. Ma com'è che si capisce questo limite? Cioè, il limite della... Cioè, ecco, prima di tutto si parte dalla resistenza umana, no? Cioè, prima di tutto, mai più di 5. Cioè, mai più di 5 quando uno fa quelle cose, l'amore, no? Cioè, mai più di 5. Cioè, tu sei diplomato? Sì. Mai più di 4. Cioè, mai più di 4, ecco, però bisogna misurare l'intensità. Cioè, amico, uno ne fa 4 così, che però con l'intensità che possono essere pure 5. No, se sono 4, devi misurare che, per esempio, in una volta non ne devi fare 2. È giusto, no? Sì. Per esempio, capita che uno fa una volta, sai, e ci mette proprio tutta l'intensità, quella cosa che in uno ne escono 2. Allora, che succede? Se quella volta in uno ne hai fatte 2, te la sei bruciata, no? Cioè l'hai persa, e allora in quel caso mai più di 3. Perché, cioè, è un po' complicato come cose, è un po'. Però dipende da quello che lo fa. Cioè, quello che lo fa, se c'ha proprio i sentimenti buoni, che vuole darsi questo limite, no? Allora se ne accorge se in uno ne ha fatte 2. Chiaramente perché se ne accorge proprio da come l'ha fatta, è chiaro? Sì. Bravo, va bene.
Robè, sentami, Robè, qua non c'è sta nessun limite, nessuna diplomata e cosa, Robè, tu devi uscire, ti devi salvare, Robè, chi se ti hanno chiuso in questo museo, qua, sentami, Robè, sentami, tu devi uscire da qua dentro, tu te ne fui a casa, fammi a strada, tu che femmina, vai a rubare, fai che lo rubo tu, mamma mia, ti mandano un manicomio a te, ti fai un rindo un manicomio, Robè, tu esci e fai... Mamma mia, ti c'è che io ho il complesso nella testa. E fosse di, quali completi? Tu tieni l'orchestra intera, in capo, Robè, tu fai qualcosa, esci. Mammina! Oh, guarda mammi, io faccio per te, a me come non porti, fai un manicomio, non fai, ma passi manco per là. Mammina! Oh, Robè! Mammina! Robè! Mammina! Ma fa un culo tuo, mammina!